Ora vediamo invece come creare un server web con Node.js. Entriamo nella cartella di root della nostra applicazione e inizializziamo Node con npm init. Allora, qua ci chiede il nome, ok, poi se volete potete compilare o meno, non è niente di obbligatorio. Ok, e quindi ora apriamo il nostro editor e andiamo a configurare il nostro primo server web in Node.js. Allora, come prima cosa vado a creare un file chiamato app.js e cominciamo a compilarlo. Non abbiamo bisogno di scaricare alcuna libreria in questo caso. Creiamo una costante chiamata HTTP require HTTP punto virgola, poi creiamo una costante chiamata host name uguale 127.0.0.1 punto virgola, una costante chiamata port e qua mettiamo la porta su cui vogliamo far girare la nostra applicazione, la facciamo girare sulla porta 3000, poi creiamo una costante chiamata server uguale e chiamiamo la nostra libreria HTTP create server mettiamo le nostre graffe. Prima delle graffe mettiamo ancora ok, aspettate un attimo che mi sa che sto pasticciando con allora, creiamo appunto il nostro create server. Insieme una request e un response. Graffa e graffa. Ok, all'interno richiamiamo lo status code, quindi res status code uguale 200 punto virgola. Definiamo l'header, setHeader uguale. No, non uguale, ma tra virgolette gli passiamo il content meno type virgola e diciamo che deve essere text slash plain punto virgola a capo. Res.end e qua possiamo passargli il nostro testo benvenuto nella mia home page punto virgola. Ok, punto virgola anche qua. Ora andiamo a creare appunto a far partire il nostro server, quindi server.listen
aperta tonda, gli passiamo appunto la nostra porta, virgola, l'host name, quindi con porta stiamo passando la porta 3000, con l'host name il nostro indirizzo 127.0.0.1, virgola, ok, aperta tonda, chiusa tonda, graffa, mettiamo punto virgola, e qua all'interno possiamo lanciare il nostro console log e dirgli il server è attivo all'indirizzo 127.0.0.1 2.3000. Questo ovviamente ci serve solo per stampare qualcosa nella nostra console, ma in realtà potremmo anche non scrivere niente qua volendo. Con questo dovremmo avere tutto, quindi non ci resta che andare nella nostra console e lanciare il comando node spazio app.js. guardiamo se c'è la console qua su Visual Code, nuovo terminale, proviamo node app.js. il server è attivo all'indirizzo 127.0.0.0.1 2.3000, quindi se ci connettiamo dovremmo, a questo indirizzo sul browser, dovremmo appunto avere la nostra scritta benvenuto nella mia home page. Quindi facciamo partire il nostro browser 127.0.0.1 2.3000 e appunto ecco qua la scritta benvenuto nella mia home page.